Buongiorno a tutti, benvenuti a questo momento di condivisione di informazioni. Spero mi sentiate bene, che la connessione sia bastante per farvi arrivare la mia voce forte e chiara. Oggi andiamo subito a chiarire quali sono gli obiettivi del nostro webinar. Vogliamo fornire dei concetti base per quanto riguarda la fertirrigazione, quindi conoscere maggiormente i dispositivi IRRITEC per la fertirrigazione e quindi apprezzare le potenzialità della fertirrigazione in un impianto irriguo e anche la potenzialità dei dispositivi IRRITEC. Andiamo subito a collocare la fertirrigazione sull'impianto irriguo. Si trova generalmente, tranne casi particolari, sulla condotta principale di un impianto di irrigazione, quindi subito dopo i filtri o qualche una valvola di non ritorno. La fertirrigazione è un concetto agronomico che è inserito fortemente all'interno della concimazione. La concimazione di per sé è la distribuzione del concime nel terreno allo scopo di migliorare la fertilità di quest'ultimo, quindi non solo da un punto di vista chimico, anche la funzione dell'ammendante. La concimazione generalmente, per la maggior parte dei casi, viene utilizzata come concimazione stagionale o di fondo e quindi distribuita uniformemente sul terreno con dei concimi granulari a lento rilascio che vengono portati in poi dalle piogge che uniformemente umettano la superficie agricola. Queste piogge possono essere naturali o artificiali, con degli impianti di irrigazione a pioggia. In questo caso, che cosa succede? Succede che inevitabilmente, gioco forza, l'acqua che continuamente attraversa il terreno porterà le sostanze minerali ad una profondità in cui le radici non potranno più servirsene. E in particolar modo l'azoto. Questa perdita di azoto in profondità viene detta lisciviazione ed è una perdita che va anche a inquinare la falda. Come rimediare a questo inconveniente? Ce lo dice direttamente la direttiva nei nitrati. Quindi i rimedi sono fondamentalmente tre: distribuire il concime in modo localizzato ed uniforme, quindi frazionare gli interventi di concimazione ed evitare le irrigazioni a volume eccessivo. In buona sostanza, la direttiva dei nitrati ci dà l'indicazione di utilizzare la fertirrigazione, perché utilizzando la fertirrigazione in maniera oculata andremo a risparmiare il 20 e il 30% soprattutto di concime azotato. E quindi la nostra pratica agronomica, oltre a essere utile per le piante, ora entriamo a pie pari a parlare della fertirrigazione, in quanto la fertirrigazione si intende la somministrazione del concime, quindi dei fertilizzanti, direttamente con l'acqua di irrigazione. È una pratica che si sviluppa e si evolve con lo svilupparsi dei sistemi a goccia, quindi dei sistemi di micro irrigazione, microaspersione e goccia, in cui la distribuzione dell'acqua e del fertilizzante non è uniforme su tutto il terreno, ma è localizzata in prossimità delle piante e dell'apparato irrigante. Ne comprendiamo subito che l'inefficienza di questo sistema per quanto riguarda la concimazione di fondo. Quindi non possiamo concimare più nel vecchio modo, ma bisogna per forza mettere il fertilizzante dentro l'acqua. E quindi, in buona sostanza, abbiamo un'iniezione di fertilizzante sulle linee, sui tubi, e una distribuzione capillare di tutte le sostanze minerali di cui la pianta ha bisogno in prossimità delle radici. Per fare una buona fertirrigazione abbiamo bisogno di rispettare delle regole fondamentali. Una di queste regole e sciogliere adeguatamente il fertilizzante in acqua per preparare la nostra soluzione nutritiva. Il fertilizzante
fertilizzante, va sciolto in acqua, si crea questa soluzione nutritiva in maniera tale che avendo una soluzione omogenea noi possiamo rispettare il calcolo delle unità fertilizzanti. In questo momento possiamo iniettare. Cosa ci aiuta a creare una soluzione omogenea? Possiamo installare dentro le nostre paniche del fertilizzante degli aggidiatori che impediscono la precipitazione di fondo del fertilizzante e fanno in modo che tutto il fertilizzante idrosolubile che io ho messo in acqua si è disciolto. Per ovviare ciò posso utilizzare dei fertilizzanti. Un'altra regola è quella di dare prima solo acqua, in maniera che l'impianto di irrigazione cominci a funzionare con le caratteristiche di idrauliche, quindi di portata e pressione più adeguate. E quindi i gocciolatori cominciano a gocciolare secondo rispettando i parametri di fabbrica, poi iniettando il fertilizzante e in un terzo momento lavando le ali gocciolanti solo con acqua per evitare dei depositi e delle incrostazioni nei labirinti del gocciolatore. Un'altra regola, l'abbiamo anticipata prima, è impedire la lisciviazione e quindi creare dei turni di irrigazione brevi e ravvicinati, quindi aumentare la frequenza della fertilizzazione nel ciclo irriguo. Una regola fondamentale, che poi è quasi presa per assunto quando uno si impratichisce con la fertilizzazione, è non irrigare, quindi non fertilizzare in maniera troppo veloce. Infatti, se do la quantità di fertilizzante all'inizio in maniera veloce, consumando taniche di soluzione nutritiva, questa soluzione nutritiva arriverà alla pianta e dalle file di ali gocciolanti in maniera non eterogenea. E quindi cosa avrà? Avremo concentrazioni maggiori in prossimità della pianta e concentrazioni man mano più blande, andando in periferia della rizosfera, dove sono situati i peli radicali e dove viene promosso l'assorbimento. Invece erogazione adeguata è una erogazione lenta o nell'intero periodo, in maniera da dare una dotazione di soluzione nutritiva a tutta la rizosfera in maniera omogenea. Questo permetterà anche il corretto sviluppo dell'apparato radicale, che non troverà zone troppo concentrate e zone meno concentrate, quindi tutta la rizosfera della pianta sarà una zona ospitale per le radici. Un altro step importante per avviarsi alla fertilizzazione e per fare una consapevole e conoscere due concetti importanti. Il primo concetto è sicuramente il concetto del pH, cioè potere dello ione idrogeno. Aggiustare il pH, infatti, a soluzioni subacide tra 5,5 e 6,5 ci aiuta ad assorbire le sostanze minerali, in particolar modo i microelementi. In più ci aiuta a prevenire le incrostazioni, ad esempio di calcare, di ferro minerale all'interno dei labirinti dei gocciolatori. In questa slide possiamo vedere uno schema che potete trovare su tutti i libri di agronomia. Ci indica la quantità ottimale, non maggiore, ottimale per le piante nel range precedentemente citato. L'altro concetto importante è la conducibilità elettrica, elettroconducibilità, che esprime la salinità della soluzione. Questo è importante perché anche le piante hanno la loro tolleranza. Attenzione, sono tolleranti, non resistenti, tolleranti. E quindi la conducibilità e la salinità è qualcosa che deve essere utilizzata con attenzione. Abbiamo piante tolleranti come ad esempio il pomodoro. Nelle mie zone a Pachino si fa quasi sulle spiagge, quindi l'acqua ha una conducibilità altissima. Ma ci sono piante che sono sensibili invece, che non riescono a crescere e fortificare in ambiente con salinità eccessiva,
esempio la fragola o la lattuga. Importantissimo step da consolidare nelle nostre menti è la metodologia di iniezione, in quanto differenti metodologie ci accompagnano si accompagnano a differenti esigenze. Due metodologie molto semplici di somministrazione del fertilizzante, e quindi di fertirrigazione, sono quella a volume, riferito un volume per unità spaziale, quindi per ettaro ad esempio, oppure una fertirrigazione in cui la soluzione è erogata a volume per unità di tempo, quindi in litri ora ad esempio. Un'altra metodologia importante è la fertirrigazione proporzionale, ovvero l'iniezione del fertilizzante rispetto alla quantità di acqua che passa, quindi in proporzione alla quantità di acqua che passa. Quindi se dovessi iniettare l'1% su 100 litri, un litro di fertilizzante. E in ultimo, la metodologia della fertirrigazione a settimana conducibilità, in cui non do né un volume né per tempo né tantomeno a proporzione, ma conferisco delle iniezioni di soluzione e di sia di fertilizzante che di acido per raggiungere dei set desiderati di pH e conducibilità. Quindi imposto una frequenza di iniezione per raggiungere un obiettivo. In ultimo parliamo di sistemi di iniezione. Li differenziamo tra sistemi di iniezione che utilizzano energia elettrica o meno. Chi non utilizza energia elettrica deve utilizzare comunque una forma di energia e si muovono iniettando grazie alla pressione dell'acqua, come delle pompe dosatrici idrauliche, i venturi o i serbatoi fertilizzanti. I sistemi di iniezione invece che utilizzano energia elettrica hanno dei motori elettrici, delle elettropompe, che conferiscono alla macchina la possibilità di poter iniettare il fertilizzante all'interno delle tubazioni che di per sé hanno già una pressione. Cominciamo dal più semplice, forse il più facile da utilizzare, ma non eccessivamente il più vantaggioso, in quanto il miscelatore ci porterà a iniettare in maniera troppo veloce, perché possiamo controllare difficilmente quantità di acqua che iniettiamo e soprattutto la sua solubilità, non abbiamo contezza della solubilità della soluzione, e con il miscelatore andremo a sicuramente distribuire il fertilizzante in maniera disomogenea sia alla piantina che lungo le ali gocciolanti. Il Venturi è un sistema forse il più semplice, che rispetta una legge della fisica, che è la legge Venturi, principio Venturi, in cui l'aumento di velocità attraverso una strozzatura produce una assunzione. È un prodotto che ha bisogno di una differenza di pressione e poi di altri parametri che vedremo più avanti. La sua installazione sull'impianto classica è quella in bypass, in cui l'entrata e l'uscita del Venturi vengono collegate a una tubazione a valle e a monte di una valvola di stozza che verrà strozzata, una valvola di sezionamento. È molto importante andare a valutare la scheda dei Venturi per farla funzionare. Abbiamo bisogno di un parametro come pressione d'ingresso, un altro parametro da rispettare la pressione d'uscita, che ci indicano anche delle quantità in litri ora di soluzione aspirata. Ma per fare aspirare questa soluzione abbiamo bisogno, gioco forza, di una portata motrice, ovvero per i 79 litri ora abbiamo bisogno di 19 litri minuto, in caso contrario il Venturi non aspira, e così via. Quindi la quantità crescente di sostanza da aspirare è determinata da una dimensione del Venturi crescente. Partiamo dai 3/4 fino ad arrivare ai 2 pollici. Il Venturi può essere utilizzato, come in questo caso, in bypass, come vedete, però c'è un dispositivo importante in questo Venturi, che è il flussimetro, che viene regolato da una valvola in maniera che possiamo avere contezza della quantità di acqua che il Venturi sta iniettando. E quindi possiamo
distribuire in maniera uniforme alle nostre piante la soluzione nutritiva. Altri sistemi di iniezione possono essere regolati da dispositivi elettrici, da dispositivi elettronici, che vanno a comandare l'iniezione tramite degli input conferiti da un contatore. Questi dispositivi elettronici possono avere delle scale di iniezione o in litri ora o in percentuale. Possiamo trovare sia la parte volumetrica che la parte proporzionale. Come ho detto prima, la parte proporzionale si avvantaggia dell'informazione di un contatore. In entrambi i casi anche questi dispositivi conferiscono il vantaggio di dare delle soluzioni nutritive alle piante in maniera molto uniforme. In questo caso vediamo un Venturi, vediamo un dispositivo elettronico detto FertiClick montato su un Venturi in bypass. In quest'altro caso lo vediamo montato su una pompa di aspirazione a 12 volts che trova l'energia, si avvantaggia dell'energia motrice di una batteria 12 volts che si scaricherebbe subito, e anche in questo caso abbiamo un alto tasso di iniezione fino a 500 litri ora. Questo è un dispositivo molto comune nelle zone in cui non c'è energia elettrica e anche le pompe sono azionate da cardano, da trattore. In ultimo abbiamo dispositivi più complessi come i banchi di fertirrigazione, e il paradigma è sempre lo stesso o quasi. Abbiamo una centralina di controllo dei canali di aspirazione, una pompa di rilancio e un vaso di premiscelazione. I banchi possono essere con o senza vaso di premiscelazione, molte volte sono in iniezione diretta, io preferisco quelli col vaso di premiscelazione, oltre a uniformare e miscelare meglio la sostanza minerale, ma all'interno del vaso, essendo a pressione atmosferica zero, l'anidride carbonica che si dissocia dal carbonato di calcio viene rimessa in atmosfera e quindi non ritorna in soluzione provocando oscillazione del pH. Quindi i banchi di fertirrigazione con il vaso di premiscelazione che possono avere il vantaggio più evidente, quello di omogenizzare meglio la soluzione, in realtà hanno il vantaggio che vi ho spiegato prima. Quindi i banchi di fertirrigazione possono funzionare secondo questo paradigma, quindi con l'iniezione proporzionale di acido e fertilizzanti, oppure possono funzionare con quest'altro paradigma, leggendo le caratteristiche di pH e conducibilità dell'acqua, impostando una ricetta fertirrigua, iniettando questa ricetta fertirrigua all'interno del flusso secondo dei pulse, dei ritmi, delle frequenze di iniezione, cambiando questa ricetta fertirrigua in base, cioè cambiando le caratteristiche dell'acqua in base alla ricetta fertirrigua, quindi ottenendo l'obiettivo, il target desiderato. Quindi banchi di fertirrigazione sono delle macchine che hanno la gestione della fertirrigazione, la funzione di avanzata di iniezione, quindi possono fare il pre-miscelazione, la post-miscelazione, hanno degli allarmi, quindi è una gestione completamente automatica di irrigazione e fertirrigazione. Teorico, e quindi teoricamente in dubbio, che la fertirrigazione è un vantaggio per l'irrigazione a goccia, però è bello anche confermarlo, ed è utile confermarlo, con delle esperienze dirette, con delle esperienze sperimentali. Mi piace proporvi questa esperienza fatta su patata, assieme all'Università di Bologna e all'azienda Pizzoli, in cui si sono fatte delle prove di fertirrigazione utilizzando, come vedete, un semplice Venturi con un contatore fertilizzante imposta l'algoritmo di proporzionalità. Come possiamo vedere, le tesi erano due e il testimone uno. La prima tesi, sempre con microirrigazione, utilizzava il 70% di fertirrigazione. La seconda tesi,
sempre con irrigazione, utilizzava il 30% di fertirigazione, il testimone era 0% di fertirigazione, completamente in maniera tradizionale, e aspersione tramite rotolone. Dal primo confronto si può notare che la differenza è evidente tra la tesi che utilizzava il 70% di fertirigazione e il 30% di granulare e l'altra che utilizzava le proporzioni opposte. Abbiamo fino al 4,9, quindi quasi 5 quintali di produzione in più. Se poi andiamo a confrontare tutte le tre tesi, vediamo la superiorità evidente della tesi numero 1 rispetto alla tesi numero al testimone, utilizzando, fra l'altro, quantità di nitrati inferiori. Detto questo, posso affermare e concludere che la fertirigazione con la stessa efficienza dell'impianto di irrigazione è un pregio, ci dà la possibilità di avere ottimi risultati, ma risultati sostenibili perché risparmiamo il fertilizzante. È una tecnica che ha una sua flessibilità perché può essere applicata alle piante in serra, alle piante in pieno campo, su frutteti, su colture avventizie, quindi su colture non poliennali, e poi l'evidenza ci dice che grazie alla fertilizzazione possiamo rendere la nostra coltura agricola più produttiva. Ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e attendo le vostre domande.